lavoro, parliamo di giovani, parliamo di un mondo che, come leggiamo, come seguiamo sul grande media, ascoltiamo in radio, è in forte difficoltà il mondo del lavoro dei giovani. C'è forte disoccupazione, c'è a volte le scelte anche di andare all'estero per cercare fortuna, perché nel nostro paese non sempre è facile riuscire a trovare un posto di lavoro che ti dia sia non solo stipendio, ma che sia anche dignitoso, tra virgolette. Un passaggio fondamentale sicuramente nel mondo del lavoro è quello del lavoro dell'agricoltura in Canavese, sempre forte, un lavoro che non sono tanti i giovani che hanno, tra virgolette, il coraggio di affrontare, però invece ci sono persone che ci credono fortemente, che si impegnano e ogni giorno con il sudore e fatica portano avanti uno dei mestieri più antichi del mondo. Oggi siamo con Andrea Castellino di Fabria. Buongiorno. Ciao, dai. Andrea, 24 anni, quindi giovanissimo. Esatto. Con te appunto volevamo chiacchierare e raccontare un po' il mondo dell'agricoltura locale, ma visto appunto dai giovani, da un giovane come te che si alza mattino presto, fatica, va la sera tardi, un mondo che abbiamo imparato a conoscere appunto inizialmente dai libri di scuola, poi qua anche perché ci viviamo e l'agricoltura è ancora molto forte, però il mondo dei giovani, i giovani si allontanano dall'agricoltura, non è un lavoro che attira. Tu perché hai scelto questo mondo? Perché hai scelto questo lavoro? Ma diciamo che sono nato lì, grazie ai miei genitori, la mia famiglia e tutto, ai miei nonni in partenza, sono nato lì, è normale che ti viene da prendere questa strada. Sono sempre stato legato all'azienda già fin da piccolo, diciamo che ho sempre passato le mie giornate da piccolo a giocare con le mucche, il trattore, una roba e l'altra, e sono venuto a scegliere questa strada. Diciamo che è stato un passaggio naturale. Un passaggio, esatto, tramandato da generazione in generazione. Adesso siamo io e mio cugino nell'azienda, diciamo che siamo la terza generazione che manda avanti l'azienda, e sono ben contento di aver preso questa strada. Diciamo, è un lavoro che dà delle grandi soddisfazioni, ma è un lavoro che dietro... Assolutamente sì. Chiede tanto, perché la tua giornata, la tua settimana, raccontaci un po' cosa c'è dietro al lavoro, perché è vero che, ridendo e scherzando, si dice al supermercato c'è bella frutta e verdura, c'è la carne, sì, il latte, ma dietro non è che arriva così. Certo, dietro c'è un diciamo che... Lavoro. Tante persone magari a volte vanno in supermercato e tutto, trovano magari non so, la verdura, la frutta, tutto magari un po' caro, però bisogna anche capire a volte il lavoro che c'è dietro, perché le spese che ci sono, il lavoro e tutto, non è un lavoro facile assolutamente, deve piacerti, devi avere la passione per farlo e quello sicuro, però certo, dà soddisfazione, diciamo sì, anche nei momenti brutti, certo passi i momenti brutti che magari soddisfazioni nei meno, però a volte quando riesci a arrivare a dei risultati, a avere qualcosa proprio di tu, che vedi che fai, riesci a fare un bel lavoro, hai delle belle soddisfazioni, quello certo. Tra l'altro il mondo dell'agricoltura, che come tutti i mondi del lavoro, come tutte le persone, ha risentito anche dei difficili anni della pandemia, sì, del Covid. Negli ultimi 2-3 anni il settore dell'agricoltura, allevamento, parlo per il nostro settore, certo, è stata una grande batosta, perché con l'aumento delle materie prime, della corrente, luce, tutto, abbiamo preso una grande, grande mazzata. Non è stato facile, diciamo che adesso inizio a vedere qualche margine di luce, però oltre quello diciamo anche il fatto del clima, quello è un altro grande grande problema che non ci è a favore, perché è un belle che 2 anni a sta parte che è diventata molto molto, cioè, molto dura. Andrea, è una lotta continua. È una grande lotta che molti nostri colleghi purtroppo, ho sentito molte molte aziende che purtroppo hanno dovuto chiudere per cessare l'attività, perché comunque non è facile andare avanti in questi momenti. Che cosa però ti stimola e chi ti dice ok, questa è una strada che voglio percorrere e mi piace percorrere? Diciamo che essendo già, come ho ben detto prima, la terza generazione che mandiamo avanti in azienda, quando hai i vecchi dietro che hanno
lavorato una vita per arrivare a ciò che siamo adesso, dispiace mandare tutto in fumo, tutto, quello sicuro. E quindi cerchi sempre di sforzarti, andare avanti, tenere duro finché si riesce. Mi piace questa cosa che hai detto, dei tra virgolette vecchi dietro, perché significa Certo, ci abbiamo guardarsi fatto un indietro errore. per Sì. ricordare quello che c'è, per puntare in avanti. Sì, pensando negli anni indietro, i sacrifici che hanno fatto i nostri indietro, tutto, dispiace mandare all'aria tutto ciò che hanno fatto. Assolutamente. Quello dispiace. Ti chiedo, se un giovane appunto avesse voglia di intraprendere questa strada, tu che la stai vivendo, quali suggerimenti potresti dargli per come approcciarsi e per come vivere, cercare di vivere al meglio questo lavoro che abbiamo detto è duro, ma che comunque è anche soddisfacente? Ma è duro, certo che non stai con le mani, con i pollici in mano a girare, quello sicuro. Però bisogna pensare che è un lavoro anche all'aria aperta, sei libero, nel senso, Certo. chi è che piace stare all'aria aperta e tutto, è un lavoro che sicuramente piace. Certo che uno abituato magari ad andare a lavorare in fabbrica, rinchiuso in quattro muri, magari tutto il giorno e tutto. Essendo invece magari in campagna, sempre all'aria aperta, passi dalle mucche, trattori, una cosa e l'altra, è Sì, una cosa bella, secondo certo. me. Diciamo che suggeriresti a chi ha voglia di Ma io, provare. certo, secondo me qualcuno che magari vedendolo da fuori dice: ma no, ma io non lo farei mai. Bisogna provare, ma secondo me a molti, molti magari piacerebbe, quello In ultimo, assolutamente. appunto. Sei giovane, 24 anni, tanta strada da fare, ma l'Andrea Castellino adesso come si vede, mettiamo tra 25 anni, quindi a 50 in questo Sì, hai mondo fatto una bella e domanda. soprattutto quali sono le aspettative o diciamo sì, i sogni nel cassetto anche lavorativi di chi vede questa vita darle tanto ma anche comunque chiedere tanto. In primis, penso che la cosa importante è riuscire a mandare avanti ciò che hanno fatto, Sì, la di continuità. tenere duro, quello sicuro, di riuscire già a mandare avanti ciò che hanno fatto, per me è già un bel traguardo. Sicuramente riuscire sempre a ampliarsi magari un po' di più e cercare di fare qualcosa sempre di nuovo, quello è un altro dei miei traguardi, quello certo. Continuare a crescere. Continuare a crescere, sì, via. Non esagerate, perché certamente noi siamo un'azienda familiare, più riesci a stare un po' tra Sì. di noi è sempre meglio. Certo che più cresci, più devi mettere operai e tutto, No, al giorno certo. d'oggi è sempre tutto un costo, Di però cercare di crescere il possibile, quello sarebbe uno dei miglior diciamo traguardi. continuare a portare avanti quello che è il discorso di famiglia, dare Sì. la possibilità a una quarta generazione Sì. di portare avanti Quello questo. ben volentieri, Ottimo ben volentieri. obiettivo. Andrea, io ti ringrazio per questa Grazie chiacchierata, a te per grazie l'invito. perché sono convinto, siamo convinti che a volte bisogna anche aprire delle finestre su quelli che sono mondi che per noi possono sembrare quasi la normalità, il quotidiano, perché Sì, apri la certo. finestra, chi abita con noi a due passi dalla campagna, il lavoro in campagna è una cosa quasi scontata, invece Certo. dietro c'è tanto da lavorare, c'è tanto da impegnarsi, c'è tanto anche da studiare, perché bisogna crescere Ah, anche sotto questo punto di vista. quello assolutamente sì. Grazie Andrea, grazie ancora, alla prossima, a grazie di te. averci raccontato il mondo delle Grazie agricolture e ancora. dell'allevamento canavesiano. Grazie. Va bene.